Ciao ragazzi, bentornati nel canale. Come potete vedere ho dato una sistemata al mio bunker. Oggi vedremo come migliorare le foto con il nostro DJI Mini 3 Pro, perché questo piccolo gioiellino consente di scattare fotografie veramente di altissima qualità, ma ovviamente dobbiamo sapere come andarle a post produrre in modo corretto. Lo sto scoprendo piano piano e proprio come il Mini 2, anche il Mini 3 Pro consente di scattare in AIB. Che cosa è AIB? Significa Auto Exposure Bracketing, e questo ci consente di scattare 3 o 5 foto. Nel Mini 2 poteva scattare solamente 3 foto, in questo caso anche 5 foto, e di unirle tutte in un'unica foto. Oggi vedremo come fare, ovviamente dopo la sigla. Il DJI Mini 3 Pro mi sta regalando veramente delle gioie a livello sia fotografico che video. Video ovviamente possiamo girare e registrare in verticale, quindi questo apre a un mondo che fino ad oggi era possibile solamente con il crop in post-produzione, quindi ad una perdita di risoluzione, cosa che adesso invece possiamo ottenere alla grande. Potremmo avere, e vi mostrerò nei prossimi video, quello che si può raggiungere appunto con la modalità verticale, anche se poi anche lì ci sono dei compromessi, ma lo vedremo in un prossimo video. Ora concentriamoci sul reparto fotografico del Mini 3 Pro e vediamo come realizzare delle foto veramente fantastiche. Quello che dovremo fare non è nient'altro che scattare in questa modalità raggiungibile da fotografia, e c'è proprio la modalità AIB. Una volta selezionata questa modalità basterà semplicemente scattare la foto e il nostro drone scatterà o 3 o 5 in base alla quantità di foto che abbiamo deciso di impostare. Queste 3 foto verranno scattate con bassa esposizione, con alta esposizione e con esposizione media. Quindi una volta che ci troveremo su Lightroom o Photoshop potremo unire queste 3 foto con una semplice funzione, e il risultato è veramente eccezionale. Adesso ci spostiamo sul PC per vedere come fare. Non dobbiamo far altro che selezionare i 3 file DNG creati appunto con la modalità AIB, in questo caso sono 3. Basterà selezionarli, spostarli sull'icona di Photoshop e li troverete qui in basso. Come potete vedere ci sono le 3 foto scattate con varie esposizioni. A questo punto basterà cliccare con il tasto destro e selezionare Unisci come HDR. In automatico il software andrà ad unire le 3 foto in una sola foto. Ed eccola qua, fantastico, velocissimo. Adesso facciamo Unisci e in basso, una volta che abbiamo salvato, io utilizzerò la stessa directory, troveremo la nostra foto. Queste sono le varie foto con le esposizioni diverse e questa è la foto che ha creato in automatico il programma. Come potete vedere è veramente eccezionale. Adesso se volete potete fare ulteriori modifiche, adesso non mi soffermo su questo, poi magari me lo chiedete nei commenti, se volete vi farò un altro video su come andare a modificare una foto nel dettaglio. Faccio varie modifiche con i colori. Una volta che abbiamo terminato basterà cliccare semplicemente su apri e avremo la nostra foto importata su Photoshop. Vedete la differenza tra il prima e il dopo. Diamo ok ed ecco qua. Adesso io con lo strumento taglierina, questa è una cosa che faccio per impostare nel migliore dei modi l'immagine in 4/5, nel formato rapporto 4/5, per essere postata sui social. Ed ecco qui la nostra foto, prima e dopo, eccezionale. Come hai visto, ottenere delle foto incredibili con una risoluzione tale pazzesca, veramente sono molto entusiasta del comparto fotografico del DJI Mini 3, perché mi sta regalando delle foto veramente bellissime, e soprattutto se fino ad oggi non l'avevi mai utilizzata vedrai che non potrai farne a meno. Io ti ricordo che se il video ti è piaciuto metti un bel like, se vuoi chiedermi dei consigli oppure se vuoi propormi un nuovo video da portare sono a tua disposizione. Se ancora non l'hai fatto, ovviamente iscriviti al mio canale, attiva la campanella per non perderti i prossimi video. Io ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!